Corriere della Sera, penso che è un quotidiano che tutti quanti conoscete, pagina 35, e un giorno in Europa ritornavano gli dèi. È un articolo preso da una lezione di Roberto Calasso, ricordo Roberto Calasso è il proprietario delle edizioni Adelphi, che hanno una buona ottima produzione letteraria. Roberto Calasso terrà una serie di 8 lezioni ad Oxford sulla letteratura degli dèi, e la prima lezione si chiama La scuola pagana. Ecco, e perciò chi vuole può andare in edicola e recupera appunto questa prima presa introduzione di Roberto Calasso, e l'intera pagina della cultura degli spettacoli, quella della sera, è appunto intitolata E un giorno in Europa ritornarono gli dèi. Questo giustifica l'arrivo sul mio sito dove presento i libri dalle 9 della mattina fino all'1, 5 visite. Sì. Cioè, che è assurdo, insomma, cioè non ha senso, arrivano di notte 5 persone, sì. Insomma. Sì, ma ecco, tenetevi conto appunto che quando noi diciamo, parliamo di divinità, e diciamo che le divinità sono sempre legate alla capacità di dire persone, di avere una sensibilità, di avere una cultura, di avere un qualcosa che li mette in contatto con il mondo, che li faccia percepire la realtà, rendetevi conto il momento in cui abbiamo il 1° maggio il fallimento del carnevale del Giubileo, abbiamo giustamente un quotidiano non da poco, un autore non da poco che è Roberto Calasso, proprietario delle edizioni Adelphi, pesantemente attaccato dai cattolici. Basta pensare che un certo Maurizio Blondet, vice direttore e redattore dell'Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, ha addirittura pubblicato un libro contro l'edizione Adelphi, chiamando gli Adelphi della dissoluzione, dicendo che esiste un piano, un progetto anticristiano per distruggere il cristianesimo e riaffermare il paganesimo. E tanto per dire, allora, tanto per dire un'altra cosa, questo libro è uscito per una casa editrice che si chiama Ares, collegata con l'Opus Dei. Io adesso non so se sia più pericoloso un complotto per distruggere il cristianesimo, per riaffermare il paganesimo, o se sia più pericoloso non solo dal punto di vista sociale, politico, culturale l'Opus Dei. Io penso che una persona che sia onesta, al di là delle visioni religiose, si renda conto che l'Opus Dei non è certo una struttura tranquilla per ogni società in cui agisce. L'Opus Dei dipende direttamente da Wojtyla. Non mi ricordo più come si chiama. È una prelatura personale. Prelatura personale, esatto, questo sì. Lui è il capo dell'Opus Dei. Ecco, tanto per dare delle coordinate, insomma, chiare. E l'Opus Dei come struttura è una struttura segreta per sua natura. Perciò non so di chi si è complotto. Comunque pensate che hanno avuto questo coraggio, che di fronte a un editore che fa cultura, anche perché la Delphi non è una casa editrice sconosciuta, che non abbia una produzione. Anzi, è anche un'ottima produzione, molto quotata sia a livello nazionale che internazionale. E siccome appunto l'autore ha queste tematiche, sono diverse dalle nostre perché lui ha dei rifiuti diversi, però logicamente lui si è reso conto, quando ha dovuto costruire la sua cultura, che non ha potuto costruire sui miracoli, sulle fandonie di Padre Pio, sulle cazzate di Madre Teresa di Calcutta e su qualcun altro, ma quando ha dovuto costruire la cultura ha dovuto rifarsi a tutti quanti i testi pagani. Basta dare soltanto una coordinata. Roberto Calasso delle edizioni Adelphi, dopo che in tutte le lingue del mondo si potranno trovare di nonno di Pannopoli, le Dionisiache, che è uno degli ultimi testi egiziani legati al paganesimo, è stato lui, dopo decine di anni, dopo secoli, a tradurlo in italiano corrente, tanto per dare un'immagine e una coordinata. E tutta una serie di testi antichi che erano dei fumetti pagani, lui li ha pubblicati. Basta pensare che Roberto Calasso della Delphi è editore di James Silman, cioè proprio, e tutta una serie di, ha tradotto ad esempio della letteratura tedesca di Heine, L'idea in esilio. Ma io volevo un attimino riportare alcune frasi che lui dice su questo testo, che è un testo che è interessante perché Calasso dà sempre degli spunti. Ecco, voglio ricordare ad esempio che Roberto Calasso ha anche scritto un libro sulla mitologia che si chiama Le nozze di Cadmo e dell'Armonia. Questo lo dico perché vi rendete conto che chi fa cultura non va certo in piazza San Pietro e non va certo da Padre Pio e non elogia certo Madre Teresa di Calcutta. E ora andiamo con quello che lui dice.
lui dice all'inizio, fa l'idea, sono ospiti sfuggevoli della letteratura, cioè nel senso che noi abbiamo nel monoteismo una Bibbia che riesce a imprigionare qualsiasi pensiero religioso e su questo si crea qualsiasi cosa, e dalla lettera non può sfuggire nulla che non sia dentro la lettera. Lui dice per prima cosa sono ospiti sfuggevoli, che vuol dire che hanno la capacità di sottrarsi ad ogni volontà di controllarli, di limitarli, di definirli. Dice fa, ogni volta che lo scrittore accenna una parola deve riconquistarli. La mercurialità che preannuncia gli dèi è anche il segno della loro evanescenza, cioè che nulla può essere di statico, che non può essere costruito un contenitore, che non può essere delimitati, in quanto loro stessi si sottraggono a qualsiasi rigidità. Pensate cos'è come rigidità il monoteismo con i 10 comandamenti e con la parola di Dio. Lui disse degli dèi, ma è un evento, un'apparizione subitanea, cioè nel senso che in ogni monoteismo c'è sempre l'attesa della fine del mondo, della creazione, della manifestazione di Dio, del giudizio universale. Disse, quando si presentano gli dèi sono una manifestazione subitanea, immediata. Sempre Roberto Calasso, citando un autore antico, Lino a Demeter, dice, fa difficile a vedere per gli uomini sono gli dèi. Non a tutti appaiono gli dèi in piena evidenza. Però cita anche un autore, dice, Aiace riconosce dalla natura Poseidone camuffato da Calante, vedendolo camminare. Che significa che è il Dio che non è il Dio che si manifesta, è la capacità dell'uomo di vedere il Dio, di scoprirlo, di riconoscerlo. E il Dio non ha nessun bisogno di dire, eccomi, sono qua, vieni ad adorarmi, fammi sacrifici, fammi chissà cosa. È la capacità dell'uomo di percepirlo, di vederlo e di riconoscerlo. E se quell'uomo non riconosceva gli dèi, quello non era un dèi, non era un dio. E dice, poi parlando del termine greco, del termine di Dio, dice che i greci non avevano un vocativo per Theos. Theos, perciò divinità, Dio, ha innanzitutto un senso predicativo, designa qualcosa che accade, cioè nel senso che in tutti i monoteismi abbiamo la promessa di salvezza, il Dio che promette che se ti comporti bene sarò alleato del tuo popolo, agli ebrei, ascolterai questo, dice, avrai qualcosa. Lui dice chiaramente, fa, per gli antichi, per i pagani, Teso ha un istituto predicativo, designa qualcosa che accade. E allora per lui dice chiaramente, citando Crani, dice, fa, che dire di un evento è teos, cioè dire che un evento è avvenuto, una cosa è avvenuta, è una divinità, cioè, ma deve agire in qualsiasi caso. E cita anche un altro autore antico, che è una bella frase, dice, fa, da Zeus sia il nostro inizio, da lui che gli uomini non lasciano mai nominato. Parla in microfono. Sì, da lui che gli uomini non lasciano mai nominato, pieni di Zeus sono tutte le vie, tutte le piazze degli uomini, pieno il mare e i porti. E questa è una bella immagine, perché dice pieni di Zeus sono tutte le vie, non dice Zeus è in tutte le vie, cioè non è lui che dà valore alle vie, ma sono le vie che possono portare dentro di sé la divinità. Cioè, le parole certe volte possono sembrare secondarie, ma dal punto di vista, diciamo, filosofico, se vogliamo chiamare così, questo è significativo, perché dice, certo, non è Zeus che dà nobiltà alla via, alla piazza, ai porti, ai mari. Ma è la via che è così nobile da essere un dio, cioè da avere in se stessa un dio. E tutti, ne parleremo. Tutti noi di Zeus abbiamo un bisogno in ogni modo. Infatti siamo una sua stirpe. Non dice siamo creati da Dio, ma siamo noi della stirpe degli dèi. Siamo la stirpe di dèi, sì. E questo, diciamo, è significativo. Cioè, rendetevi conto quando in poche parole si riescono a andare dei concetti che vanno completamente a sradicare, a capovolgere qualsiasi riferimento monoteista. E sempre parlando della presenza degli dèi, c'è la certezza di una presenza che si incontra ovunque nel mondo, nella molteplicità dei suoi eventi, nell'intrecciarsi delle sue forme, in quanto si rende conto
che non è possibile una cosa unica, univoca, una sola manifestazione, ma che in tutto il mondo esiste una molteplicità di cose, di forme e di sostanze, e queste forme sono tutte quante forme divine. Ed anche l'interpretazione del termine, ad esempio del termine ateo, dice, designava il venire abbandonati dagli dei stessi. Solo nel monoteismo abbiamo il concetto di ateismo come negazione di Dio. Nel paganesimo non è possibile, in quanto noi stessi siamo delle divinità e non possiamo abbandonare noi stessi. Perciò ateos, gli antichi... Stava a indicare i cristiani, esatto, perché abbandonavano anche loro stessi. Esatto, nel senso... Era appunto disegnare il venire abbandonati dagli dei stessi, cioè abbandonare se stessi. Per questo l'accusa di ateismo giustamente che davano gli antichi verso i cristiani. Poi c'è l'amica Laura, quando gli ho detto non è riuscita a comprendere il senso, aveva paura che dicessi qualcosa che non andasse, non è riuscita a comprendere cosa significasse. Perché è difficile pensare al giorno d'oggi un mondo pagano in cui accusi gli altri, ma non semplicemente i cristiani, ma accusi gli stoici, che sono a base del cristianesimo, accusi i platonici, accusi gli epicurei, accusi i pitagorici, cioè li accusi tutti di essere delle cose diverse dal paganesimo, perché in fondo sono tutte cose diverse dal paganesimo, pur avendo in sé delle cose importanti e delle bassezze. Infatti il cristianesimo si appropria di tutte le bassezze. Sì, beh, è la bassezza per la spazzatura della storia, dell'anima, dello spirito. Proseguendo appunto con le informazioni che dà Roberto Calasso, cita un'altra cosa, cita un fatto simpatico riferito al poeta francese Baudelaire. Dice, Baudelaire cita questo particolare, ora si dava il caso che a un banchetto commemorativo della rivoluzione del febbraio del 1848 un giovane intellettuale avesse proposto un brindisi al dio Pan. Ma che cosa c'entra il dio Pan con la rivoluzione, aveva chiesto Baudelaire al giovane intellettuale. Ma come, era stata la risposta, è il dio Pan che fa la rivoluzione e lui la rivoluzione. Cioè il dio del caos che semina il panico appunto è la rivoluzione. Bene, 049-700-700, 049-700-838. Vai pure Francesco. Sì, beh, tanto io appunto proseguo. Chi vuole intervenire e chiedere alcune cose, noi siamo qua. E allora io appunto proseguo poi con un'altra immagine, che è importante appunto lo sguardo degli dèi. E cita appunto sempre questo autore che chiede di fare un inno, a un brindisi. Pronto? A Pan, perché Pan è la rivoluzione. Sì? Ciao. Dimmi. Ciao. Niente, sono Enzo. Dimmi. Scusa, perché sono sul lavoro allora. Okay. Niente, volevo un'informazione, anzi un aiuto soprattutto. Niente, io ho dei problemi con i preti, con le robe, no? Niente, è proprio un'informazione. E un attimo, l'emozione, sono un po'... di refugo. Praticamente io mi sento come quando parlo con un prete, così, no? Mi sento come a disagio, capito? E cioè, andando sul discorso, scusa la confusione, ma praticamente quando uno ha un problema con i preti, no? Praticamente viene esorcizzato, come, no? Nessuno vuole il contrario, praticamente vuole allontanare, cioè non so come spiegarmi, un aiuto. No, professore, ti stiamo ascoltando. Ti stiamo ascoltando. Praticamente, scusa, praticamente, un prete... allora, quando uno ha a che fare con, mettiamo, il diavolo, no? Il prete chiama l'esorcista e l'esorcista fa un esorcismo sull'indemoniato. Se uno vuole il contrario, praticamente vede il diavolo nel prete, no? Sì, vuole allontanarlo completamente da lui e dalla sua vita. Cosa deve fare? Vado retro prete! Io ho provato, però...
anche il pensiero che uno ha lavorando così, insomma, tutto un pensiero cattolico, bisognerebbe eliminare tutto, capisci? È un bel casino, sì. È un casino, è un casino. Mi fa stare male come steso per dire. Praticamente dovrei aiutarmi da solo, lo so, però è dura. È dura, però si può fare, si può fare. C'è la strategia del mobbing che abbiamo detto fino adesso, infatti, ti può servire anche a questo. Volevo proprio, sentendoti prima, mi vedevo abbastanza immedesimato in una situazione del genere. Sì, decisamente sì. Comunque sono tenuto un po' d'occhio, Vi ascolto sempre e siete grandi. Grazie. Prossima. Dalla prossima. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Sì, no, in effetti tutti quelli che sono un po' distanti da quello che sei, i preti, non è che si possa esorcizzare il prete, non si possono neanche alzare roghi nei confronti dei preti. Il problema è che i preti vanno tenuti distanti, cioè vanno cacciati. Com'è che vanno cacciati? Semplicemente non rivolgendogli la parola e chiamandoli per ciò che sono. Pronto? Ah sì, pronto. Ho seguito un po' adesso la sua trasmissione riguardo al mobbing, no? Sul Mattino di Padova di oggi, di oggi c'è una pagina intera dedicata al mobbing. Ho visto. È molto interessante anche quello che dicono. Continui questa trasmissione sul mobbing. La prossima sarà l'ultima. Gente, perché ci sono molte persone che sono assoggettati dai lazzaroni a ste cose. E continui su questa cosa, fa un'opera di bene. Finirò sta cosa. Ok. La saluto e buona trasmissione. Grazie, buona giornata. Sì, in effetti sia sul Mattino, probabilmente sul Mattino l'ho sentito, ma anche su Nuova Venezia c'è una pagina sul mobbing, ma in realtà è da un anno circa che quando io praticamente ho cominciato a scrivere di queste cose, che se ne parla del mobbing, che è una delle cose più infami che esistono all'interno del sistema sociale, che è il tentativo di distruggere le persone sui luoghi di lavoro, trasformandole da persone che richiedono il rispetto dei propri diritti in persone che rinunciano ai propri diritti e che si assoggettano a delle regole imposte, a regole soggettive che un altro si sogna di imporre. Praticamente è il sottrarre le persone ad essere soggetti di diritti, cioè le persone sono soggetti di diritto, sul posto di lavoro c'è un contratto di lavoro, ci sono delle mansioni determinate, ci sono delle cose da fare. Bene, esistono tutta una serie di situazioni lavorative che tendono ad impedire le persone di essere dei soggetti di diritto, cioè fargli venire meno quelli che sono le situazioni contrattuali, le situazioni emozionali, le situazioni della vita quotidiana, in modo da assoggettarle o a colleghi o a gerarchie di lavoro o a progetti diversi di quelle che sono mansioni di lavoro. Si sta scoprendo da un anno circa questa parte che esistono purtroppo questo modo di persecuzione, e questa persecuzione deriva direttamente dal macellaio di Sodoma e Gomorra e dal pazzo di Nazareth, cioè dallo sputtanamento. Cioè, quando il pazzo di Nazareth dice se vai insieme al tuo amico del magistrato che ti accusa, vedi, metterti d'accordo con lui, se no il magistrato ti condanna. E questa è un'infamia, perché? Perché io vado al magistrato per chiedere giustizia, cioè se io vado da un magistrato che abbia torto o ragione, vado comunque con delle ragioni per chiedere giustizia, dopo magari il magistrato mi dà torto, perché mi devo mettere d'accordo solo perché lui mi accusa, solo perché i colleghi di lavoro mi sputtanano, devo mettermi d'accordo con i colleghi di lavoro, cioè lo sputtanamento è un diritto di fare nei confronti delle persone. Cioè, e questo deriva direttamente dagli insegnamenti del pazzo di Nazareth, direttamente, non ci sa. E i cristiani sono responsabili di tutto questo. Vai, Francesco. Sì, visto che purtroppo il tempo è rimasto e un ascoltatore ci ha tirato sul discorso dei preti, visto che parliamo dell'8 per 1000, leggiamo alcune parole che diceva dei preti Nietzsche. Molti di loro hanno sofferto troppo, così vogliono far soffrire gli altri. Sono cattivi nemici, nulla è più vendicativo della loro umiltà. Urtano anche il mio gusto, perché sono prigionieri e segnati. Colui che loro chiamano Redentore li ha gettati in catene di falsi valori e parole ingannevoli. Venisse qualcuno a redimerli dal loro Redentore. Una volta che in mare andavano alla deriva, hanno creduto di approdare a un'isola, ma guarda, era un morto addormentato. Falsi valori e parole ingannevoli, sono i mostri peggiori per i mortali, la sciagura in loro dorme a lungo e aspetta. I preti sono la sciagura che dorme, che agisce,
che si, riproduce, che continua. E devono riprodursi, perché la pulsione di morte deve riprodurre se stessa. Non c'è alternativa, purtroppo. Sì, ma una cosa che è molto semplice, che già qualcuno consigliava... Ciao, papà! Ciao. Ecco, qualcuno diceva giustamente, ormai per discriminarsi verso il monoteismo non serve, che basta soltanto il disgusto. Ciao Graziella. Ciao. Ciao, sono emozionato. Niente, volevo chiedervi il vostro indirizzo internet, se ce l'avete. Sì, sì, sì. Hai carta e penna? Sì, certo. Allora, ti mando sul mio, che dopo da là ci sono tutti i link, anche quelli dell'istituto, li raccogli tutti quanti, ok? Perfetto. Allora, uno dei due, cioè quello della Federazione Pagana, comunque trovi dopo tutti quanti i link. Http. Due punti, /. Barra normale, okay. DGLander, ripetimi, DGLander, D come domodossola, sì. Ok, G come grossetta, sì. Allora, domodossola, Imola, Grosseto, okay. Imola, Livorno, Ancona, Empoli e Rovigo. DGLander, punto IOL, Imola, Orvieto, Livorno, sì. Punto IT, /, sì. Barb, B-A-R-B, 3, numero, sì. Tutto attaccato, eh? Sì. /, sì. Index, punto HTM. Se arrivi direttamente e da là poi trovi tutti i link, sia dove sono i miei libri, mm-hmm. questi sono i concetti, sia tutti i siti dell'istituto, sia la fanzine di mia figlia, sia tutto quello che vuoi vederti. Perfetto, mi ripeti la prima per favore, la DGLander. Lander, mancava una N e una D, perfetto. Se hai problemi, sì. Vai sul motore di ricerca Arianna. Sì, ho provato, però non mi dice not found, non trovato. No, no, tu scrivi Claudio Simeoni. Ah, Claudio Simeoni. Che cerca, viene fuori dappertutto. Dove trovi dentro, anche i bambini di Satana che mi fanno pubblicità di due libri, trovi anche quelli. Ho capito. Va bene. Ok, ti ringrazio. Grazie a te invece. Grazie. Ciao, ciao. Visto che l'ascoltatrice appunto ha parlato di internet e ci hanno sollecitato internet, io ricordo che esiste anche, per chi vuole aumentare il dibattito sul discorso del paganesimo, esiste anche una mailing list, cioè una lista di discussione in cui tutti possono partecipare mandando messaggi al dibattito sul paganesimo. La registrazione è gratuita, il servizio è totalmente gratuito, non è controllato, censurato, modificato, alterato, perciò uno si registra, riceve i messaggi della mailing list, del gruppo di discussione, e può rispondere e contribuire al dibattito. Io do l'indirizzo della mailing list. Sì, e le opinioni che sono espresse in quella lista sono proprie di chi le esprime, esatto. Non di un'organizzazione, chiaro esatto. Questo? Sì, l'istituto ha soltanto è l'iniziatore e il gestore, diciamo, della mailing list, però come istituto siamo dati come scopo quello di non censurare niente, di non filtrare niente, di non porre vincoli alla registrazione, non cancelliamo nessuno, totalmente libero. Penso qualsiasi che voglia dibattere sul paganesimo può farlo. Dai indirizzi, allora, che dobbiamo chiudere. Chi vuole appunto...